Allora, siamo a Casa d'Italia con il professor Niccolò Marchetti e parleremo di Carcamush, di parco archeologico. E vorremmo sapere praticamente tutto, quando è iniziato la sua storia, quanto si estende il sito, un po', insomma, e ultima novità, naturalmente. Certo, un sacco di cose. Allora, noi abbiamo cominciato un progetto congiunto italo-turco nel 2011 nell'Università di Bologna, Gaziantep e Istanbul. E insieme ad Hassan Peker, che è il vice direttore, da allora facciamo campagne annuali di scavo e restauro. Ovviamente la peculiarità di Carchemish è che è un sito in una zona militare, quindi da questo punto di vista abbiamo dovuto ottenere tutta una serie di permessi, che è stata molto lunga negli anni, per poter finalmente far aprire il sito al pubblico, perché era dal 1920 che nessuno poteva visitare questo sito. Questo è successo alla fine del 2019, quindi dal luglio di quell'anno il sito è aperto tutti i giorni, tranne il lunedì, tutto l'anno, i turisti lo possono visitare. Questa è stata una grandissima vittoria per noi e anche per lo sviluppo della regione di Gaziantep, che ha anche altri siti famosissimi come Zeugma, come Rum Kale per la parte medievale, quindi, e poi è un bellissimo museo, il museo dei mosaici di Zeugma è famosissimo in Turchia e non solo ovviamente. E in realtà appunto in questi anni noi abbiamo fatto scavi estensivi ma anche restauri estensivi, in vista del parco ovviamente noi abbiamo un approccio integrato alla ricerca. E quindi con il supporto dell'Università di Bologna, del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell'Università Italiano, della Sanco Holding in Turchia, della Fondazione Kaplan negli Stati Uniti, abbiamo potuto fare tutta una serie di interventi sul sito che oggi l'hanno reso visitabile in tutti i suoi aspetti. Vale a dire, chi oggi visita Carchemish cammina per le strade antiche di una città ittita, ittita imperiale e neo-ittita, come diciamo noi, quindi fine del secondo e inizio del primo millennio avanti Cristo, e poi anche con i livelli successivi, particolarmente di epoca romana, molto monumentali, visibili in superficie. Quindi un sito plurimillenario, con una storia lunghissima, sulla riva dell'Eufrate, in una localizzazione molto affascinante. Certo, geopoliticamente complessa. Il confine oggi tra la Siria e la Turchia passa sulla ferrovia, evidentemente un confine artificiale, al punto che addirittura un terzo del sito è in Siria. Carchemish in tutto è oltre 100 ettari, 65 ettari, la parte più importante con l'acropoli, la città interna, sono in Turchia, ma solo una piccola parte della città esterna è in Turchia e il resto della città esterna è in Siria. Noi non abbiamo ovviamente mai lavorato sulla parte siriana, ma nel 2019 abbiamo potuto promuovere un'azione di protezione da parte del comune di Jarablus e quindi adesso anche quella parte è protetta e siamo tranquilli. Certamente in futuro sarebbe bello una missione congiunta ulteriormente per esplorare questa zona, ma vedremo gli sviluppi in questa regione che in questi anni ovviamente è stata al centro anche delle notizie di stampa internazionale per tutta la situazione bellica, politica, ma che in realtà noi abbiamo sempre lavorato tutti gli anni grazie al supporto delle autorità civili, della popolazione, insomma il nostro modo di lavorare. E io ho sempre detto che la zona era assolutamente frequentabile, aperta al turismo. Certamente ci sono crisi ricorrenti, ma questo non solo non ci ha fermato, ci ha addirittura, se possibile, ancor più motivato. Benissimo, ma di ultima novità, quale diciamo per voi ha più importanza o più interessante in questo momento? Okay. Rispetto alla missione famosa del British Museum degli anni 10 del Novecento, quando il focus era sull'epoca neo-ittita, noi anche abbiamo iniziato occupandoci di questo periodo, insomma diciamo i primi due secoli, il primo millennio, dal 1000 all'800, 700 avanti Cristo, e abbiamo esposto architettura monumentale, nuove sculture che sono oggi in situ e si possono vedere. E poi però negli ultimi tre anni soprattutto è iniziato un percorso di ricerca relativo alla fase più antica, cioè la fase ittita imperiale del XIII secolo, con anche scoperte importantissime per la fase subito successiva alla fine dell'impero, quella che noi chiamiamo Ferro I, cioè il XII secolo avanti Cristo. Di queste fasi noi adesso abbiamo esposto in questi ultimi anni un grande palazzo sull'Acropoli, che ancora non è visitabile perché l'Acropoli invece è rimasta fuori per ora dal parco archeologico perché ci sono proprio le installazioni militari, e poi invece un edificio amministrativo nella città bassa, sotto al Foro Romano, sotto al palazzo del re neo-ittita Catua, che è stato uno dei principali sovrani di quella fase della città. Al di sotto di tutti questi strati è venuto fuori questo edificio da cui abbiamo recuperato 600 creature scritte, che può essere assolutamente visitato attraversando il sito, e quindi diciamo che la fase più recente della ricerca sul sito si sta concentrando su queste fasi più antiche che stanno restituendo un materiale storico di interesse eccezionale. Grazie mille, professore. Grazie a voi. Grazie.